benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un rustico molto buono, veloce e semplice. Torta rustica di melanzane. Al canale e cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora iniziamo la preparazione. La prima cosa da fare, andiamo a tagliare a fette le melanzane. Ho messo una griglia a riscaldare sul fuoco e andiamo a grigliare le nostre melanzane. Le melanzane sono state grigliate, adesso affettiamo i pomodori. In una ciotola rompiamo 3 uova. Aggiungiamo sale e pepe. Iniziamo a sbattere. Uniamo un cucchiaio di farina e mescoliamo. Uniamo 2 cucchiai di parmigiano. Mescoliamo sempre. E allunghiamo con un po' di latte. Ho preparato una tortiera da 26 cm e naturalmente un rotolo di pasta brisé che potete sostituire tranquillamente anche con pasta sfoglia. Srotoliamo il rotolo e mettiamolo direttamente nella teglia con tutta la carta da forno, così sistemiamo bene. Ed ora abbiamo tutto l'occorrente, iniziamo ad assemblare. Con una forchetta andiamo a bucherellare la base, dopodiché mettiamo un filo di uovo che abbiamo sbattuto in precedenza. Così. Cominciamo con le melanzane. Disposte le melanzane, saliamo con un po' di sale e pepiamo con un po' di pepe. Uniamo un po' di parmigiano e fettine di formaggio. Una manciata di pan grattato e continuiamo con i pomodori. Saliamo un po' anche i pomodori e a questo punto irroriamo con la metà del composto di uova. Continuiamo con le melanzane. E infine il composto di uova.
tutto copriamo con altro formaggio. Altro pan grattato e parmigiano. Portiamo il bordo all'interno della sulla torta, in questo modo. E non ci resta che infornare. A dopo! La tortina è uscita dal forno, l'ho infornata a 170 gradi per 30 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 10 gradi la temperatura ed ora la facciamo raffreddare e poi la gustiamo. Amici carissimi, la ricetta è terminata, spero che sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.